Cronaca e politica in evidenza nel nostro TG, l'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto la truffa ai danni dell'INPS per 11 milioni di euro, in manette è finito anche un consigliere provinciale di Cosenza. E poi la politica con la riunione del centro-sinistra alla Lamezia Terme, il centro-sinistra sostanzialmente ha trovato la quadratura del cerchio e mette in atto e comincia a disegnare le strategie per i prossimi appuntamenti elettorali e chiede al presidente della regione Scopelliti di dimettersi. Questo e tanto altro subito dopo i titoli. C'è anche il consigliere provinciale dell'UDC, Carmine Caravetta, tra le persone arrestate nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza a Corigliano che ha smantellato una vasta organizzazione criminale che avrebbe posto in essere una truffa da 11 milioni di euro ai danni dell'INPS. Sono 11 le persone arrestate dalla squadra mobile della Questura di Cosenza nel corso di un'operazione antidroga. La presunta banda era attiva nei quartieri di Via Popilia, Bosco De Nicola e Spirito Santo. Alla Lamezia Terme il centro-sinistra trova la quadratura del cerchio e mette a punto la strategia comune in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, chiesto a Scopelliti di prendere atto della situazione e consentire il più rapido ritorno alle urne con le sue dimissioni. Sopralluogo di Guccione e Aiello nei locali del DEA dell'Annunziata, il nuovo reparto di emergenza, nonostante i tanti annunci, ancora non è stato inaugurato. I membri della commissione regionale, come sono stati effettuati i lavori? Troppi gli incendi verificatisi in quest'ultimo periodo nel municipio di Vibo, c'è il sospetto che si tratti di un piromane. Il sindaco azzarda un'ipotesi, se fosse un dipendente. Ancora ben ritrovati da Rosalba Baldini in studio per l'edizione della notte del nostro TG, in primo piano la cronaca. Sono 4.098 i falsi braccianti agricoli scoperti dalla Guardia di Finanza di Cosenza nel corso dell'operazione chiamata Senza Terra. Questa mattina ha portato all'arresto di 15 persone per le quali sono stati disposti gli arresti domiciliari e al sequestro di beni per 66 milioni di euro. Tra i destinatari del provvedimento anche un consigliere provinciale, Antonio Carmine Caravetta. La truffa ai danni dell'INPS ammonta a 11 milioni di euro. Isabella Roccamo. Il blitz della Guardia di Finanza di Cosenza è scattato questa mattina all'alba. 300 militari impegnati per l'esecuzione di 15 provvedimenti cautelari emessi dalla Procura di Rossano nei confronti di falsi braccianti, imprenditori, sindacalisti, consulenti del lavoro coinvolti nell'inchiesta denominata Senza Terra. Per tutti sono stati disposti gli arresti domiciliari, sequestrati beni per 66 milioni di euro. Ancora dunque una truffa ai danni dell'INPS che questa volta ammonta a 11 milioni di euro. Il sistema fraudolento si sarebbe concretizzato con la costituzione ad hoc di cooperative agricole nelle zone di Corigliano Calabro, Rossano e Cassano, con centinaia di braccianti che in realtà svolgevano il loro lavoro solo sulla carta. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione procurava ad un ampio numero di soggetti indennità di disoccupazione, di malattie e di maternità dietro il corrispettivo di una somma di denaro e non solo. Tra i destinatari del provvedimento anche un consigliere provinciale, Antonio Carmine Caravetta. L'artefice il più importante è che attraverso questo sistema economico che aveva creato, che di fatti garantiva un sostegno all'economia personale e familiare di molte persone della zona, è riuscito anche a canalizzare il sostegno elettorale in queste tornate provinciali e comunali del 2009. Indagini complesse dunque che hanno consentito di scoprire 4.098 falsi braccianti agricoli. L'indagine ha due fasi. La prima è quella che riguarda una serie di attività svolte dai reparti territoriali della Guardia di Finanza, ma anche da parte dell'INPS, con una serie di controlli a cooperative. Queste attività poi sono state viste in modo unitario, si è cercato di trovare un filo unico conduttore con un'indagine che nasce nel 2009 e che poi è stata sviluppata con intercettazioni, attività tecniche e quant'altro.
Gli arrestati adesso sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e continuata ai danni dell'INPS, peculato, corruzione, abuso d'ufficio, falso, accesso abusivo a sistemi informatici e violazione della normativa in materia elettorale. Tra i beni sequestrati figura anche un patronato sindacale con sede a Schiavonea di Corigliano. I sigilli sono stati apposti inoltre a 23 tra società, cooperative e ditte individuali agricole, 92 in tutto, gli avvisi di garanzia notificati. E c'è una precisazione proprio del patronato EPAS che abbiamo sentito citato nel servizio, perché il patronato EPAS prende nettamente le distanze da quanto accaduto stamattina nella provincia di Cosenza, sottolineando come il signor Caravetta non è più responsabile del nostro patronato da oltre 3 anni. Di conseguenza l'EPAS ribadisce la sua estraneità ai fatti che da stamattina stanno rimbalzando sui media e comunica che ha già provveduto a sospendere immediatamente la sede EPAS di Schiavonea e si riserva di prendere i dovuti provvedimenti nei riguardi del personale operante in essa, lo afferma proprio il presidente nazionale del patronato EPAS, Domenico Denis Nesci. Ancora cronaca a Cosenza, questa volta ad operare la squadra mobile della città dei Bruzzi. Si tratta di un'operazione antidroga, 11 gli arresti secondo quanto riferito nel corso della conferenza stampa. La presunta banda era attiva in molti quartieri della città. Vediamo. Operava soprattutto in città il gruppo di spacciatori e trafficanti che è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Cosenza. 10 gli arresti eseguiti, un'altra persona è al momento ricercata. Un'indagine che parte nel febbraio 2012 a seguito di un sequestro di sostanza stupefacente effettuato nella zona di via Popilia, sempre dalla squadra mobile, e che vede la luce oggi con gli 11 provvedimenti emessi dalla Procura di Cosenza. Si tratta di un gruppo di spacciatori che operava nella città prevalentemente, nelle zone di Via Popilia, Spirito Santo e Bosco De Nicola. Un gruppo di spacciatori che agivano con modalità piuttosto complesse, oltre a non avere come loro procedura normale la sostanza stupefacente addosso, erano soliti occultarle in diversi posti, compresa un'abitazione all'interno di una cassaforte murata dove sono stati trovati circa 1 chilo di sostanza stupefacente e un'arma con matricola brasa. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare la provenienza della stessa. Gli assuntori pagavano circa 50 euro per un grammo di eroina. Questo è un particolare importante, il ritorno dell'eroina sul mercato, e spesso viene fumata, il che la rende molto pericolosa. Ma è un fenomeno tipico della città di Cosenza, probabilmente il costo non elevato, anche se poi per un meccanismo semplice di domanda e offerta, la maggiore domanda sta portando ad un aumento anche del prezzo, si arriva a 50 euro al grammo a fronte di un costo negli anni passati notevolmente inferiore. A Reggio Calabria, per una importante operazione condotta questa mattina dalla squadra mobile di Reggio Calabria, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della città in riva allo Stretto, contro le cosche Rosmini e Caride, proprio attive nel territorio. Marisa Fallico. Bisogna dare il pane al popolo, così vi vuole bene, quindi poco ma devono pagare. Non è l'esortazione ad abbassare la pressione fiscale, non è una difesa dei più deboli, tutt'altro. È la strategia del presunto boss della cosca Rosmini di Reggio Calabria, Francesco, 48 anni, per guadagnare il consenso sociale, per evitare che le vittime delle estorsioni messe a segno dai suoi affiliati denunciassero. Il boss, che secondo quanto emerso dalle indagini si sentiva un monarca assoluto ma generoso con i suoi sudditi, che non voleva affamare ma cui imponeva le sue regole e soprattutto il famigerato pizzo, stamani è finito in manette insieme ad altre 11 persone ritenute vicine alle cosche Rosmini Caridi nell'ambito dell'operazione Cartaruga, coordinata dalla DDA Regina e condotta dagli uomini della squadra mobile. Per tutti l'accusa è di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, detenzione illegale di armi. Eseguito anche un provvedimento di sequestro di alcune società per un valore complessivo di 5 milioni di euro,
tra cui la Cartaruga, impegnata nella commercializzazione della carta e che ha dato il nome all'operazione, due bar e un autolavaggio. Ma non solo estorsioni nell'attività dell'organizzazione. Come emerso dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, gli uomini della consorteria sarebbero intervenuti anche nella guerra per le affissioni dei manifesti in occasione delle elezioni comunali nella città dello Stretto. Carmelo Mandalari, ritenuto esponente di primo piano dell'organizzazione, insieme a Natalia Lampi, entrambi sono stati arrestati nel blitz di oggi, avrebbe fatto da garante per consentire agli attacchini di una candidata del PD, non eletta e non indagata, di affiggere i manifesti elettorali in alcuni spazi occupati dal candidato del PDL Giuseppe Plutino, poi eletto e arrestato lo scorso dicembre per concorso esterno in associazione mafiosa. E adesso cambiamo ancora argomento. L'indagine avviata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro sul bando regionale dell'edilizia sociale va avanti. Una corposa informativa è stata depositata ed è a disposizione del sostituto procuratore Guarascio. Si tratta di una inchiesta conoscitiva partita da un esposto di un imprenditore che aveva partecipato al bando precedente poi annullato dalla regione. Sentiamo. 4.000 case da costruire, un investimento da 150 milioni di euro, sono i numeri del bando per edilizia sociale varato nel 2008 dalla giunta regionale calabrese dell'epoca, guidata da Gazio Loiero. Quel bando e le relative assegnazioni di fondi alle ditte costruttrici vennero spazzati via dopo l'insediamento del governo Scopelliti, dall'emissione della nuova gara e dalla costituzione di una graduatoria nuova di zecca. Le circa 50 aziende che si ritenevano danneggiate dalla seconda procedura concorsuale hanno avviato la controffensiva giudiziaria, un iter amministrativo che se in un primo momento aveva secondato le ragioni delle ditte ricorrenti, poi ha confermato la correttezza delle procedure seguite dalla regione. La vicenda però non si è affatto conclusa, perché da un esposto presentato in procura da un imprenditore che aveva partecipato al primo bando è scaturita un'indagine conoscitiva che ha portato il procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, Domenico Guarascio, ad avere sul proprio tavolo una corposa informativa da analizzare e approfondire. I carabinieri hanno acquisito documentazioni presso gli uffici dell'assessorato regionale ai lavori pubblici. La procura non vuole soltanto conoscere l'iter amministrativo, ma a quanto pare anche controllare se esistano o meno rapporti che abbiano potuto influenzare le scelte della regione. Il fascicolo, almeno per il momento, resta a carico di ignoti. La politica, con la riunione del centrosinistra a Lamezia Terme, centrosinistra che si ricompatta in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e chiede al presidente Scopelliti di dimettersi. La prima notizia è che il centrosinistra torna a riunirsi, che sembra compatto e che sposa in pieno l'idea del commissario d'Attorre. L'argomento principe è Scopelliti e la sua giunta, al quale rivolgono l'invito a dimettersi e a consentire un rapido ritorno alle urne, così come è successo in Lazio e Lombardia. Poi esprimono la volontà di collaborare per assicurare la gestione dell'emergenza, che prevede l'approvazione di alcuni provvedimenti urgenti, al fine di affrontare al meglio la stagione elettorale. D'Attorre ha informato i partner della preparazione di un manifesto per la nuova Calabria, attraverso il quale si lavorerà per stringere alleanze civiche per la rinascita di questa regione. Fin qui il D'Attorre, diciamo così, di coalizione. La seconda parte il commissario l'ha riservata ai problemi del suo partito, bacchettando i singoli esponenti che, seppur in un momento di grande confusione, si spingono oltre, rischiando di minare i rapporti con i partiti della coalizione, avvertendo gli organi di informazione a non prestare il fianco a chi, con le sue azioni, tenta di inquinare il rapporto di collaborazione faticosamente raggiunto. Questo il centrosinistra, queste le direttive del PD che preme sull'acceleratore e si inserisce nel clima di veleni che si respira in Calabria dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio, cercando di scardinare gli equilibri che reggono il governo regionale. Non mancherà, ne siamo certi, la replica del centrodestra, del resto è già avvenuto in passato.
Ancora per la politica, scontro all'interno del PDL sulla riduzione del numero dei consiglieri regionali. La proposta di legge presentata da Giovanni Nucera, che mira a ridurre da 50 a 30 i rappresentanti eletti a Palazzo Campanella, non piace proprio ad Alessandro Niccolò. La divergenza fa ancora più notizia perché i due appartenenti allo stesso partito sono anche i rappresentanti del PDL all'interno dell'ufficio di Presidenza del Consiglio. Vediamo. A parole sono tutti concordi, salvo poi storcere il naso, mettere in campo cavilli e frenare. Insomma, la riduzione del numero dei consiglieri regionali, sbandierata a più riprese da tutti gli esponenti di partito, rischia di rimanere un'enunciazione, almeno per una parte del Consiglio, quella rappresentata dalla maggioranza, e cioè il PDL. La spia di queste resistenze, chiamiamole così, è rappresentata dallo scambio di battute tra i consiglieri Niccolò e Nucera, il primo autore della proposta che porterebbe ad un taglio netto, vale a dire di 20 dei 50 seggi attuali, il secondo non è affatto convinto della bontà dell'operazione perché di tagli ne preferirebbe 10, riprendendo la proposta originaria. Tra i due compagni di partito adesso non corre più buon sangue e non è escluso che sia l'uno che l'altro potrebbero avviare una sorta di campagna elettorale interna per acquisire quanti più consiglieri possibili alle loro rispettive posizioni. Come andrà a finire? Noi un'idea ce l'abbiamo, ma aspettiamo che sia il Consiglio a prendere posizioni nella seduta di mercoledì prossimo. Anche oggi apriamo una finestra sulla sanità. A Cosenza i consiglieri regionali Guccione e Aiello hanno effettuato un sopralluogo al Dipartimento per l'emergenza dell'ospedale dell'Annunziata. Più volte è stato annunciato l'inaugurazione di questo nuovo Dipartimento, in realtà ancora non è operativo questa nuova divisione. Allora i membri della Commissione regionale hanno posto una domanda: come sono stati effettuati i lavori? Per noi Valentina Palmieri. Queste sono le immagini del DEA di Cosenza. In esclusiva, lo scorso mese di agosto le nostre telecamere erano entrate all'interno della struttura di emergenza e accettazione dell'Annunziata, il nuovo pronto soccorso, un dipartimento di ultima generazione che risponde agli standard internazionali legati alle procedure di soccorso. Il taglio del nastro era stato annunciato per l'estate. Nulla da fare, a lavori quasi ultimati, fu lo stesso direttore Gangemi a denunciare la mancanza dell'impianto di conduttura dell'ossigeno. Una svista costata quasi 5 milioni di euro in più. Il contenzioso tra la vecchia ditta appaltatrice e l'azienda ospedaliera è in corso. Nel frattempo il cantiere è ancora aperto. Ad oggi nessuna inaugurazione perché, questa la domanda dei rappresentanti della Commissione regionale Sanità Guccione e Aiello, che oggi hanno effettuato un sopralluogo nei locali. Questo DEA è maledetto. Qualche anno fa sono stati pagati lavori mai eseguiti, addirittura certificati, sono stati pagati alla ditta. Poi dopo qualche mese si è accorto che questi lavori non erano stati eseguiti e è stato dato incarico a un'altra ditta di eseguire i lavori che erano stati già pagati ma non eseguiti dalla precedente ditta. Questi lavori stanno terminando, ma questo ha significato risorse maggiori, ha significato un ritardo nella realizzazione del DEA. Ancora tante le anomalie, come il caso delle condutture dei gas medicali. Il gas medicale deve essere a posto in continuità, mettendo all'interno dei tubi l'azoto senza interruzioni, per pulire il tubo affinché si abbia il massimo della pulizia una volta che venga erogato il gas. Abbiamo rilevato che non solo questo non c'è, non ci sono le etichette sui tubi, quindi non si sa che tipo di tubo è stato apposto sul muro. È stato messo su un muro che adesso dobbiamo accertare, è stato dichiarato pericolante dall'azienda ospedaliera. In commissione il direttore Gangemi è stato sentito in questi giorni. I consiglieri regionali chiedono però di fare chiarezza al più presto sui lavori del DEA. Bisogna indignarsi rispetto a una situazione di questo tipo, quando i servizi ospedalieri nella nostra regione vanno a peggiorare. E noi abbiamo una struttura di questo tipo, addirittura con la tecnologia già appaltata, pronta ad essere inserita, e ancora non lo si fa.
Adesso ci spostiamo a Vibo perché c'è un caso molto particolare in municipio che è interessato in questo ultimo periodo da una serie di incendi. C'è il sospetto che si tratti di un piromane, ma è il sindaco D'Agostino a porre l'interrogativo alquanto inquietante. Lui si chiede se fosse un dipendente, vediamo. Tutto è cominciato qualche tempo fa, quando l'assessore Pietro Comito si accorse che alcuni fascicoli erano stati rubati dal suo ufficio e poi dati fuoco. Sembrava un'intimidazione all'assessore. Poi però una serie di piccoli incendi sono continuati. Certo, questo ha anche messo in evidenza due fattori importanti, un sistema di sicurezza che non funziona all'interno del Palazzo Municipale, una condizione di trascuratezza e di abbandono di alcune stanze, di alcuni corridoi, di alcune scale. Personalmente ritengo che sia ormai abbastanza evidente che l'autore o l'autrice di questi incendi necessariamente deve essere qualche dipendente del nostro comune o qualcuno che frequenta quotidianamente il palazzo di città, e quindi il sospetto che possa essere appunto un interno è più che fondato. L'autore o l'autrice di questo insano gesto forse non si rende conto che sta scherzando col fuoco, non soltanto perché appunto accende questi piccoli incendi che per fortuna oggi non hanno creato gravi danni, però scherza col fuoco anche di quello che è il futuro della sua famiglia, perché ove accertassimo, spero che sarà fatto più presto luce sugli autori o l'autore del gesto, l'amministrazione comunale non potrà fare altro che licenziare immediatamente l'autore o l'autrice di questi incendi. La situazione però adesso comincia a diventare drammatica, i piccoli incendi si susseguono a ritmo continuo, questa la drammatica testimonianza di Domenico Chiarella che all'interno del Palazzo Municipale espone alcune delle sue opere in legno che hanno corso il serio rischio di rimanere distrutte. Sono stato vittima delle piromene ieri e anche oggi. Ieri hanno bruciato questa tela, per fortuna che c'era presente un usciere e l'ha spenta immediatamente, se no sarebbe andato tutto in fumo. Oggi purtroppo alla presenza di 30 persone, questa persona che è venuta ha fatto un altro incendio, che sono riuscito a spegnerlo con le mani. È inconcepibile, è assurdo che in un luogo pubblico possano avvenire queste cose. A San Marco Argentano adesso, perché si è dimesso il sindaco Alberto Termine, a darne notizie, è stato lo stesso Termine con un comunicato, è una scelta sofferta, ferma ma motivata dalla situazione politica amministrativa venutasi a creare a causa della conflittualità che si è definita in questi ultimi tempi, il senso di responsabilità che è stato sollecitato da diverse rappresentanze istituzionali ha fatto maturare in me questa scelta che è radicale e mira a far emergere in modo serio e concreto le responsabilità politiche di una situazione di caos che in quest'ultimo tempo ha reso ingestibile la cosa pubblica. Il sindaco spesso, prosegue Termine, è stato capro espiatorio di tutte le situazioni anomale che si sono verificate, ma ciò è molto riduttivo e al tempo stesso ciascuno per la propria parte di responsabilità non si può nascondere dietro un dito. Il progetto politico di Unione e Cambiamento, che mi ha visto in prima persona protagonista, sicuramente ha dato alla comunità sanmarchese tutta una possibilità forse irripetibile di una reale visione di partecipazione democratica. Forse l'unica accusa che mi si può fare è quella di aver reso Palazzo Santa Chiara la casa di tutti i sanmarchesi, a cui va il mio ringraziamento per la fiducia che mi è stata accordata all'Università della Calabria per una iniziativa che ha l'obiettivo di formare figure professionali legate all'editoria, come ci racconta Stefania Belvedere. Come si diventa esperti della comunicazione e della stampa? A questa domanda risponde l'Università della Calabria, con un'offerta formativa che ha lo scopo di preparare i futuri professionisti dell'editoria. I corsisti potranno acquisire le specifiche competenze tecniche per scrivere, tradurre, correggere, impaginare testi e gestire anche la loro commercializzazione. Un progetto ambizioso messo in campo dall'Unical, reso possibile anche grazie alla collaborazione di figure professionali provenienti dalla casa editrice Pellegrini e dalla bottega editoriale.
potranno partecipare al Master 80 laureati di facoltà umanistico-scientifiche. Per loro la possibilità di utilizzare una didattica sia a distanza che in presenza. Sarà infatti sempre attiva una piattaforma telematica attraverso la quale i corsisti potranno dialogare sui moduli didattici con i tutor, i quali provvederanno alla correzione di esercizi ed elaborati. Specializzarsi nel settore editoriale oggi più che mai diventa una necessità. Conoscenza, curiosità e passione costituiscono i presupposti, ma per venire alla ribalta in un mestiere così duro, laborioso e macchinoso necessitano esperienze volte a professionalizzare ciò che all'inizio è solo un bel sapere. In questa università abbiamo pensato che questa può essere un'occasione per i ragazzi che vogliono continuare a studiare da una parte, ad accrescere le competenze e le conoscenze, ma al tempo stesso per realizzare una concreta possibilità lavorativa nel campo dell'editoria, nel campo delle radio, nel campo del web editing e così via. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Amici di Ben, una giornata di sabato caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, una situazione quasi estiva. Per capire questa situazione basta osservare la grafica qui a fianco e si può notare come l'anticiclone subtropicale risale prepotentemente verso la nostra penisola, garantendo una situazione di tempo stabile. Sarà così anche per la giornata di domenica, quindi sarà un weekend dal sapore prettamente estivo, con temperature ben oltre la media del periodo, massime prossime ai 26-27 gradi, durante le ore diurne. Durante le ore notturne, forte escursione termica, scenderanno anche di 10-12 gradi, quindi la notte saremo sui 10-12 gradi e a fronte di una temperatura di giorno molto più elevata. Ventilazione debole dai quadranti sudorientali che alimenta questa sensazione di caldo, appunto, essendo ventilazioni da sud-est, e situazione che permarrà così, lo dicevo anche prima, nella giornata domenicale e almeno per la metà della prossima settimana. Non si prevedono variazioni. Direi che per oggi è tutto, un saluto agli amici di Bene da Ugo Notaro. È davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo una buona notte.